Faccia del Cristo, cara e amata Chiesa, intelligente, apostolica, serenissima, la bella Chiesa di Torino e di Milano, insieme a me e mia moglie. Sono il pastore Guzman della Chiesa Apostolica Antioca, antioca.com, insieme a mia moglie, la sorella Maria. Pace di Cristo, amata Chiesa e amati ascoltatori della nostra radio qui a Torino, la radio Antioca, gloria sia il nome di Gesù, una realtà come prodotto di una visione che il Signore diede molti anni fa al nostro caro pastore, mio marito, e la fede, gloria a Dio, che il Signore le diede per credere e dichiarare che un giorno sarebbe stato questo della radio una realtà, e siamo ai nostri inizi. Veramente stiamo vedendo rapidamente come tanti ascoltatori si stanno unendo a essere edificati, ad essere chiamati dal Signore, e gloria a Dio, perché è un privilegio ma anche una grande responsabilità essere usati dal Signore, usare la nostra bocca, gloria a Dio, e da parte del Signore. E vi ringraziamo per essere qui con noi in questa sera. Amen, pace di Cristo. Solo brevemente una scrittura che arrivò a me al pomeriggio. Oggi è il 5 di agosto dell'anno 2016, adesso sono le ore 20. E al pomeriggio e la scrittura la troviamo nel libro di Matteo, capitolo 25, e potete leggere dal verso 1 al verso 13, e parla della parabola delle 10 vergini. Ma il verso numero 11, il 12, è il punto che volevo portare a voi. Ho sentito del Signore la importanza di non perdere un'opportunità, e possiamo trovarci in una situazione dove veramente abbiamo perso l'opportunità per sempre. Che dice il verso 11 e il verso 12, la Nuova Diodati. Amen. Matteo capitolo 25. Amen. Più tardi giunsero anche le altre vergini, dicendo: Signore, Signore, aprici! Ma egli rispondendo disse: In verità vi dico che non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete
nel giorno, nell'ora in cui il Figlio dell'uomo verrà. E questo può accadere a noi e in tante altre situazioni, di perdere un'opportunità. E il punto è che la preghiera non può ritornare o far ritornare quell'opportunità perduta. Vuol dire il fare: Signor, Signor, apre la porta, per favore, come una preghiera disperata, una preghiera, perché non fate quello, perché non fate quello? Il Signor semplicemente risponde: tu puoi fare tutto ciò che tu vuoi, ma io non ti conosco, al non conoscerti non ti apro. E la porta, si fallimo. Sì. Le diceva un fratello, quasi piangendo oggi, non andarti fuori della linea del Signore. Questa è l'opportunità per te, per tua famiglia, adesso. Non perdere l'opportunità, può essere troppo tardi. E immaginate arrivare alla porta del Signore e essere troppo tardi. E quello era il punto dello che voleva condividere. Forse questa parola arriva in tempo per te oggi, e forse è su un qualcosa che dovete mettere l'attenzione e non perdere la tua opportunità. Dio ti benedica, pace di Cristo. È una piccola nota, ma un giorno alla volta. Vivimo in Cristo, dimoriamo con Cristo Gesù nella nostra vita. Pace di Cristo.